arriva il discorso della redistribuzione salariale, per cui comunque non ha più dignità, perché questo è un altro dei paradossi, cioè a volte il lavoro c'è, ma dal punto di vista della remunerazione e della qualità di vita della persona è come se non ci fosse. Sì, è una strana epoca la nostra, in cui il concetto di lavoro si è a tal punto dilatato per cui chiamiamo inappropriatamente lavoro quello che più appropriatamente andrebbe chiamato sfruttamento, che non è affatto il lavoro, perché se no capite bene che anche coloro i quali trasportavano i blocchi di pietra con cui vennero costruite le piramidi in Egitto erano lavoratori, no? Erano schiavi evidentemente. Lo stesso dicasi di coloro che nella New Economy, questa galassia oggi imperversante, utilizzano forme che vengono chiamate contrattuali di lavoro, ma in realtà sono letteralmente sfruttati e sottopagati, sono costretti a lavori che non possono nemmeno essere definiti tali. Quindi occorre ripartire dal lavoro inteso come lavoro dignitoso, in cui ci si realizza e ci si obiettiva, direbbe la filosofia, cioè ci si realizza pieno nelle proprie oggettivazioni. C'era un dato infatti che volevo che tu mi commentassi.